in questo numero di Turismo Magazine. In Europa, netta ripresa del settore. In aumento le aziende agrituristiche. Turismo religioso 2023, anno record. Nel corso del 2023 il turismo europeo ha dimostrato una netta ripresa. Gli arrivi di turisti internazionali in Europa sono inferiori solo del 3,2% ai livelli del 2019. La ripresa è trainata dalla resilienza dei viaggi intraeuropei e dall'afflusso di statunitensi che beneficiano di tassi di cambio favorevoli. È quanto emerge dall'ultima edizione del rapporto trimestrale European Tourism Trends and Prospects pubblicato dalla European Travel Commission. I dati da inizio anno mostrano che una destinazione su tre ha superato i livelli di arrivi stranieri del 2019. La ripresa dell'Europa è stata trainata principalmente dalle destinazioni dell'Europa meridionale e del Mediterraneo, in particolare Serbia, Montenegro, Portogallo, Turchia, Malta e Grecia. Tuttavia, circa il 65% delle mete segnalate sono ancora al di sotto dei valori pre-pandemia. Una ripresa più lenta è particolarmente evidente tra i paesi dell'Europa orientale, confinanti con Russia e Ucraina, e quelli che normalmente dipendono dai viaggiatori russi. I paesi baltici, Estonia, Lettonia, Lituania, hanno registrato i cali più marcati. La guerra in Ucraina incide ancora sugli arrivi nell'Europa orientale e lo sviluppo del conflitto in Israele pone rischi durante la stagione intermedia, soprattutto per destinazioni come Francia, Turchia e Romania, popolari tra i viaggiatori israeliani. Nel 2022 le aziende agrituristiche attive sono 25.849, in aumento dell'1,8% rispetto al 2021, secondo quanto rileva l'Istat. Nel 2004 erano poco più di 14.000, oggi il loro numero è pressoché raddoppiato. Il tasso di crescita medio annuo è del 3,8%. Sempre nel periodo 2004-2022 aumentano le strutture con il servizio di degustazione. Nel 2022 il valore corrente della produzione agrituristica è di poco inferiore a 1,5 miliardi e contribuisce per il 4% alla formazione del valore economico dell'intero settore agricolo, sul quale gli agriturismi incidono per poco più del 2%. Rispetto al 2021 il valore economico del comparto aumenta del 30% e sembra avere così superato la forte flessione dovuta alla crisi sanitaria da Covid-19. Il 76% dell'intero valore economico è prodotto dalle aziende del nord-est e del centro. Ben al di sotto si posizionano il nord-ovest, il sud e le isole. Questo divario territoriale, tuttavia, è bilanciato da una crescita omogenea in tutte le macro aree geografiche che, rispetto allo scorso anno, è del 32% per il nord-est, del 30% per il nord-ovest, il sud e le isole e il 28% per il centro. Nel 2022 le nuove attivazioni sono 1.386. La permanenza sul mercato delle aziende al 2022 è in media di 11,4 anni. Il 2023 registra dati confortanti per migliaia di comunità religiose e no profit che in Italia fanno dell'ospitalità una forma di accoglienza destinata a generare risorse per le più diversificate forme benefiche, caritatevoli o assistenziali, sociali o missionarie. A seconda della loro specificità, in queste strutture, che contano complessivamente circa 200.000 posti letto, si può soggiornare per spiritualità, turismo, lavoro, studio e sanità. Secondo l'Associazione Ospitalità Religiosa Italiana, che le rappresenta, il 2023 ha segnato un più 46% di richieste di soggiorno sul 2022 e un più 16% sul 2019 pre-pandemico. Un risultato significativo soprattutto perché permette di rimettere in moto, a cascata, la catena della solidarietà. L'associazione ha registrato anche un aumento di visite al portale di riferimento, con un più 20% di pagine visitate sul 2022 e più 12% sul 2019. Secondo il presidente dell'associazione, Fabio Rocchi, questo rinnovato interesse dimostra la sensibilità sempre più ampia dell'opinione pubblica verso un'ospitalità che sia anche occasione concreta di contribuire alle necessità di chi vive in stato di bisogno, senza per questo rinunciare alle comodità di un'accoglienza familiare destinata a diventare una vera esperienza di vita. Per il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, le politiche attuate dal Ministero e dal Governo non solo sono in linea con le aspettative, ma dimostrano anche la tendenza alla destagionalizzazione dell'offerta turistica. L'evento giubilare che si terrà il prossimo anno a Roma consoliderà i dati record del turismo religioso,
offrendo un'esperienza straordinaria per i visitatori provenienti da tutto il mondo, contribuendo al tempo stesso a valorizzare e ad accrescere ulteriormente non solo il comparto, ma tutta la nazione.